Beh, innanzitutto ci sono i crostacei che li sto cucinando nella padella con un po' d'olio e un po' d'aglio, 2 o 3 minuti per parte possono bastare. Tolti i crostacei, ho fatto appassire qualche minuto la cipolla ed ora li butto dentro i calamari, ovviamente preparati in precedenza, che devono cucinare per un paio di... Cosa ho fatto adesso? Intanto ho tolto l'aglio che avevo messo prima, ho alzato un po' la fiamma, adesso ci metto dentro la passata di pomodoro, che ovviamente avevamo già preparato, ma non basta la passata di pomodoro. Poi ci metto dentro il fumetto caldo che avevo preparato precedentemente. Ci va un goccio, un pizzico, quanto basta, che solo esperienza vi sa dire quanto. Ci metto lo zafferano. Un pizzico di? Scusi, chef. E stiamo parlando di paprika, paprika dolce, sì. Ovviamente. Ci metto dentro questo qua. Dimenticavo il liquido, tac, delle cozze. E mescoliamo con estrema attenzione, perché ragazzi non è che si possono fare le cose così a caso. Ci mettiamo dentro anche il palombo. Il palombo è un pesce, allora nella ricetta del marisco, beh, non è un marisco il pesce, ma a noi piace così, piace mettere anche questo. Adesso portiamo bene a bollore e poi vi faccio vedere cosa si fa. Adesso ho portato a bollore quello che avevo fatto prima, ci ho buttato dentro il riso, ci ho buttato dentro le cozze, meno alcune contenute per bellezza, ho mescolato un pochettino e adesso lo lascio lì fermo. Deve rimanere il tempo di cottura del riso, che poi si assaggia, probabilmente 13-15 minuti. Ci vediamo per l'ultimo atto. Mancano un paio di minuti alla cottura e allora cosa facciamo? Allora si guarnisce con i crostacei, sono già cotti i crostacei, però in questo modo si scaldano un pochino perché li abbiamo cotti prima. Si può fare una corona come sto facendo io, ma qui naturalmente ognuno può fare come vuole. Cosa facciamo dopo? Mettiamo i crostacei, che essendoci un po' raffreddati ha bisogno di scaldare. Poi gli mettiamo quelle poche cozze che avevamo tenuto non sbucciate, le mettiamo qua. Poi, come finale, ci mettiamo sopra un po' di stagnola, perché così si perfeziona la cottura nella parte superiore, e fra un minuto spegniamo, lasciamo lì un altro pochino con la stagnola e poi possiamo servire in tavola. Nell'attesa, in questi 2 minuti mi bevo un po' di bianco Rioja. Alla vostra salute. E alla fine si porta in tavola la paella per la gioia dei commensali. Buon appetito! Bravo! 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 Grazie!